pomeriggio a tutti da parte del gruppo antimafia Pio La Torre. Per la prima volta nella Repubblica di San Marino la Grande Camera sta ascoltando la relazione della prima commissione antimafia. Una relazione che ha portato alla luce incontri tra presunti mafiosi, politici e colletti bianchi, tutti nomi che noi abbiamo già denunciato, come il notaio Livio Bacciocchi, il politico Gabriele Gatti, Franco Vallefuoco e i suoi fratelli. Questi incontri non possono essere frutto di una casuale coincidenza come vorrebbe qualcuno. Secondo noi sono parte di un sistema che noi non stentiamo a definire marcio, perché dalla relazione si può ben capire come questi personaggi si incontrassero sistematicamente e al di là di ogni possibile interferenza della magistratura per possibili reati compiuti da queste persone. Sono molteplici quelle che vengono citate nella relazione. A noi interessa il dato politico e il politico sociale, e quello che emerge è che c'è un sistema che possiamo anche definire collaudato, nonostante qualcuno smentisca addirittura alcuni di vari test che sono intervenuti nella commissione antimafia. Dicevamo, c'è un sistema che a San Marino per anni ha convissuto con un altro sistema, quello che vede in San Marino ancora oggi, e speriamo non più nel 2013, un paradiso fiscale dove poter riciclare denaro e fare affari non del tutto leciti. Ora noi stiamo andando su e siamo adesso all'interno della Repubblica, vogliamo attendere di fuori insieme ad un presidio che si sta creando alle ore 18 qua a San Marino, per vedere quali sono le reazioni della cittadinanza sammarinese e quali quelle dei politici che sono stati accusati. Ovviamente politici che sono innocenti fino a prova contraria, ma come amava ricordare Paolo Borsellino, essere innocenti dal punto di vista giudiziario è un conto, ma non prosciogliere queste persone dal giudizio politico che la cittadinanza chiamata a votare quest'anno dovrà trarre. Noi crediamo che sia ora anche dall'Italia di fare pressioni forti, anzi fortissime, perché San Marino equipari la propria legislazione antimafia, che praticamente non esiste, alla nostra, introducendo i reati come il 416 bis, che prevede la confisca dei beni per i mafiosi, o 416 ter, che colpisce lo scambio e la dazione di favori in cambio di voti, o anche norme molto più stringenti riguardo a reati come il riciclaggio. Non possiamo più permettere che questo, che non sarà più un paradiso fiscale come abbiamo detto, ma comunque rimane uno stato nello stato, abbia leggi diverse dalla nostra in temi così importanti e così delicati. Abbiamo bisogno che il libero mercato sia libero per tutti, e che questo libero mercato, che ha dentro di sé paesi come l'Italia e paesi come San Marino, non venga pregiudicato dagli affari di pochi e dalla volontà di pochi di sopraffare i molti. Noi di questo siamo pienamente convinti. Che venisse anche San Marino nell'Unione Europea, adattando la propria legislazione a quella dell'Unione Europea, acquisendo il cosiddetto acquis comunitario, ne saremmo veramente felici, e vorremmo che anche a San Marino si potesse parlare di mafia e antimafia come si fa in Italia. Patrick, hai qualcosa da aggiungere? In sintesi, il lavoro della commissione incrocia quello di tre diverse procure che hanno già indagato su fatti analoghi in Italia come a San Marino. E perché è importante che anche noi ce ne occupiamo? È importante perché dai fatti emerge la stretta rilevanza con episodi accaduti in territorio italiano, in particolare a Rimini, dove
il gruppo dei Valle Fuoco, assieme ad altri due, si occupava di recupero crediti esercitato ovviamente secondo i canoni tipicamente mafiosi, quindi quello della violenza, del sopruso e del recupero crediti coatto sostanzialmente, al fine di acquisire in maniera illecita i beni e le attività degli imprenditori per poi utilizzarle per riciclare il proprio denaro. Nonostante la bagarre per il presidio che è stato fulminato, siamo qui e speriamo che tutti possano sentirci. Matteo Zeppa del Movimento Rete, che è venuto in piazza per manifestare dopo la pubblicazione della prima relazione della Commissione Antimafia qui nella Repubblica di San Marino. Matteo, cosa emerge dalla relazione? Qual è il dato politico che possiamo trarre e perché voi siete qui in piazza a manifestare? Allora, il dato politico è presto detto, cioè la commissione è nata a livello consigliare dopo tutte le inchieste nate in Italia, dove siamo fatti nome e cognome, si è deciso di fare questa commissione che secondo me non ha senso, semplicemente è un lavoro che spetterebbe alla magistratura. Però il problema sostanziale è che vengono nuovamente rimesse in mano la politica stessa, le commissioni con le varie malavite organizzate che ci sono state, perché siamo in piazza, perché comunque siamo venuti in piazza già un anno fa quando hanno nominato Gatti, che è uno dei quesiti, apparentemente insomma in questa si è capito anche nel suo intervento oggi. Siamo venuti quando fu nominato reggente perché pensavamo che non fosse una cosa assolutamente opportuna in quel momento, e tramite Facebook e messaggi SMS abbiamo fatto un consiglio. Cosa in brevissimo, cosa chiedete a coloro che sono rintanati e sono stati citati nella relazione, che continuano a difendersi e a smentire tutto quello che è emerso sostanzialmente delegittimando la commissione? È strano perché poi il caso ha voluto che la commissione deliberasse un poco prima delle elezioni, quindi anche il fatto stesso che non le liste di maggioranza, quindi quelle del 4, unicamente anche a 4 di quelle dell'opposizione, non abbiano ancora stilato i candidati per l'elezione del 15 di novembre, lascia ben intendere quale sia il livello di gravità della situazione. Cosa chiedere? Allora niente, il 15 novembre fortunatamente si andrà alle elezioni, ci saranno diversi movimenti di quello che rappresento e in cui sono uno dei fondatori Rete, dove questa volta c'è l'alternativa per votare, per poter votare qualcosa di differente, sapendo che comunque bisognerà ripartire veramente dal basso. Il sindaco di quello che adesso oggi parla di 500, io lavoravo, però si parla di una relazione di 500 pagine. Ci sarà molto da leggere e ne daremo conto non appena possibile.
Siamo appena usciti dall'antica terra delle libertà e ora ci dirigiamo verso casa. Siamo stati al presidio organizzato dal movimento Rete, da altri ragazzi che spontaneamente sono scesi in piazza davanti alla grande camera per manifestare il loro sdegno nei confronti di una classe politica che sembra non voler rispondere alle richieste che questi cittadini fanno. Abbiamo ascoltato politici che hanno respinto ogni tipo di addebito mosso nei loro confronti ed anzi hanno rifiutato e smentito categoricamente ogni tipo di conoscenza con personaggi del calibro di Franco Vallefuoco, nonostante i test chiamati a deporre alla commissione antimafia sostanzialmente avvallassero non conoscenze ma addirittura amicizie con questi personaggi. Bene, siamo usciti, siamo contenti di essere stati a San Marino come gruppo antimafia per la Torre. L'unica cosa che ci dispiace a me e al mio fido cameraman, ma non troppo cameraman, visto che è una persona molto più informata di me su quanto accade qui sul Titano, a noi due soprattutto dispiace non aver potuto chiedere il numero di telefono di Francesco Vallefuoco a Gabriele Gatti. Io credo che ce l'avrebbe potuto dare, ci avrebbe potuto dare anche moltissime informazioni su questo limpido personaggio che occupa la scena, suo malgrado probabilmente, occupa la scena politica sammarinese. Aspettiamo le elezioni dell'11 novembre e aspettiamo un terremoto politico, perché questo vorremmo in questa terra, credo, martoriata da una relazione che ha scoperchiato un vaso di Pandora che in realtà era già aperto da tempo, ma che nessuno in realtà aveva voluto vedere. Commistioni mafia politica, commistioni tra presunti mafiosi e colletti bianchi, uno scenario da Palermo degli anni 80 o da Rimini degli anni 2010. Buonanotte, andiamo alla riunione di Libera, speriamo che anche questa riunione sia proficua come lo è stato il nostro viaggio qua sulla Terra della Libertà. Ciao a tutti!